Bentrovati con il TG Distretto. In questo lunedì 27 luglio sarà ospitata per i prossimi 5 anni nelle sale del Palazzo Ducale, Piano Terra, Sassuolo, la mostra Tra Corte e Fabbrica, la storia della ceramica di Sassuolo. È promossa da Ceramiche Marca Corona ed ospita la collezione Villa Vigrani Guastalla, acquisita recentemente da parte dell'azienda. Per proseguire il progetto di valorizzazione del patrimonio ceramico sassolese già intrapreso da Marca Corona con l'inaugurazione nel 2010 del museo aziendale Gallerie Marca Corona. Sulla mostra sentiamo Luca Mussini, presidente del gruppo Concorso. Il gruppo Concorso è presentato l'opportunità di acquisire questa collezione e questa collezione, pur essendo un patrimonio adesso privato della ceramica Marca Corona, non rappresenta solo la storia della Marca Corona, evidentemente rappresenta anche la storia artistica e culturale di questa città ed è un patrimonio della città stessa. Noi siamo particolarmente contenti, io penso che anche mio padre, mio zio Agostino, che ci tenevano particolarmente, sarebbero contenti, ed essendo un patrimonio culturale di tutti ci è sembrata un'idea ottima, quindi devo dire che noi siamo stati un veicolo, ma l'idea, la devo dire, è stata dell'architetto Vandelli, e ringrazio della collaborazione davvero la dottoressa Bagnoli della galleria, della direttrice della galleria Estense e dell'intero Palazzo Ducale. C'è un po' di scandiano nel rover Perseverance che sarà lanciato dalla NASA giovedì prossimo 30 luglio in direzione Marte. Tra i progettisti infatti c'è Stefano Cappucci, scandianese trapiantato negli Stati Uniti, ingegnere alla NASA. Il lancio è previsto per giovedì con una finestra di lancio aperta fino al 15 agosto dalla base di Cape Canaveral in Florida. Il rover dovrebbe arrivare su Marte a febbraio e avrà il compito di scoprire se sul pianeta rosso c'è stata qualche forma di vita e se potrebbe essere un'alternativa abitabile per gli esseri umani. Con il rover partirà anche il Mars Helicopter, il primo drone mai progettato per volare su Marte, a cui è stato dato il nome di Ingenuity. Non c'è pace per il Ponte della Veggia, sentiamo. Il passaggio delle auto è sicuro, quello dei mezzi pesanti vivamente sconsigliato. È questo il parere dei tecnici, espresso nel corso della Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, che ha visto i comuni di Sassuolo e Casalgrande, con proprietari della struttura, esaminare i dati relativi al Ponte della Veggia. I tecnici hanno confermato che possono passare i mezzi leggeri, i mezzi pesanti ancora no. Anche la soluzione di inserire piastre all'altezza dei giunti, che permetterebbe il passaggio del traffico pesante, è stata scartata. È troppo onerosa e comporterebbe una chiusura del traffico da entrambi i lati ad ogni passaggio di un mezzo pesante. Un bel rebus, insomma. Da valutare anche il destino dei mezzi del trasporto pubblico scolastico, ovvero i pullman che collegano le due sponde del Secchia. Ma siamo alle prime battute di una questione che terrà banco ancora a lungo. Per il restyling del ponte servono infatti oltre 2 milioni di euro. Sassuolo non ce li ha, Casalgrande nemmeno. Si punta su un intervento della regione e del governo, magari di FER, visto che parte del ponte è utilizzato dalla linea ferroviaria Reggio Sassuolo, ma i tempi saranno inevitabilmente lunghi, anche perché il progetto dovrà essere promosso e condiviso tra due amministrazioni comunali obbligate a trovare una sintesi e già in disaccordo su alcuni aspetti del progetto, come quello di mettere un pedonale di fianco alla sede carrabile, che Sassuolo vorrebbe, Casalgrande no. Anche quest'oggi in chiusura l'ammontare del debito pubblico che supera i 2.493 miliardi di euro. Arrivederci. Secondo il famoso designer Karim Rashid, la casa post-Covid dovrebbe essere economica e con una vista a 360 gradi intorno e un sacco di spazio sia all'interno che all'esterno della casa. È stata ribattezzata Disc House, è una costruzione futuristica ma economica, una forma circolare ed è completamente vetrata, quella immaginata naturalmente da Karim Rashid. L'architettura interna scorre liberamente mentre la piscina circolare è all'esterno, aggiungendo un tocco di freschezza. La casa ha due camere da letto e tre bagni su più di 200 metri quadrati distribuiti in due piani.
Nel primo semestre 2020 il volume degli investimenti immobiliari globali è sceso del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. La fotografia di Savills e del suo report Impacts aggiornato alla fine di giugno. Il crollo maggiore ha riguardato l'area dell'Asia Pacifico, particolarmente colpita dalla pandemia di Covid-19, con un calo del 45%. I volumi delle Americhe e dell'area EMEA hanno invece registrato cali del 36 e del 19. Il settore più colpito è quello degli hotel, con volumi di investimento scesi del 59%. Ed ora scopriamo la The Mountain Refuge 3D. Due collezioni di Refin, Foil e Urbex Style. Foil è il grass dall'aspetto di lastre in metallo. I colori sono aluminium, titanium, burnish, corten e verdigris. Dal concetto di Urban Exploration nasce Urbex Style, un grass porcellanato effetto cemento. I colori sono white, grey, grafite, rogue. Imago et Inventum produce dal 1993 articoli promozionali e abbigliamento personalizzato. Abbiamo un laboratorio attrezzato con tutti i macchinari del caso. Un classico esempio di una uniforme può essere proprio quella che trova in questo angolo, dove in abbinato alla t-shirt abbiamo il gilet multitask e un ottimo pantalone. Un piccolo marsupio sulla vita per contenere gli articoli da lavoro necessari durante la giornata.